Bentornati amici, oggi dedichiamo 30 minuti del nostro tempo per ripulire la palma, ovvero vogliamo far crescere la nostra palma da giardino in altezza e quindi andiamo a potare le foglie da sotto, incominciando da sotto, quelle sottostanti prima. Cominciamo con il primo tronchetto ed eliminiamo le foglie dal basso verso alto. Non buttiamo via le foglie perché ci servirà dopo per il nostro composto. Munendoci di una buona forbice da giardino, con una mano prendiamo la foglia e con l'altra la andiamo a tagliare. Noi facciamo in questo modo, sempre prima una parte e poi iniziamo l'altra parte, cioè nel senso prima la frontale, poi verso la destra e alla fine verso la sinistra. Per far sì che la pianta respiri bene, lasciamo solo poche foglie sopra, un massimo 5. Volendo possiamo lasciarne anche di più, ma noi desideriamo che appunto la palma cresca in altezza. In questo modo doniamo alla pianta più vigore per la crescita, e cioè per la crescita in alto, mentre il nostro cagnolino è lì tranquillo accanto a noi a vedere che cosa facciamo. Finito il primo tronco, incominciamo con gli altri, gli adiacenti. E il nostro cagnolino si sdraia. Io avrei gradito che, ecco, la palma sarebbe rimasta così, ma mio marito no, e quindi le va a tagliare fino a lasciare 5 foglie sopra, come dicevo prima. E alla fine ecco come si presenta la nostra palma, potata alla perfezione. Sembra spoglia, non sembra neanche palma, ma tra qualche giorno sarà ringiovanita e piena di forza per crescere sempre più in alto. Grazie amici per aver guardato il video. Se vi è piaciuto lasciate un like. Ciao, alla prossima!